Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi facciamo un po' d'esca con il sabiki e poi ce ne andiamo a fare bollentine di profondità con l'utilizzo del mio fishing Ferrari. Della mia bellissima canna, ragazzi. Power Bot Carbon della linea F. Trecciato, vedete, molto vistoso. Vi saluto insieme a me. Oggi la compagnia è completa, ragazzi, perché torna a pesca dopo tanto tempo Alessio. Ciao a tutti. Ciao E Morgan a tutti e ragazzi. Ciao poi il solito ormai compagno delle a mie tutti avventure. ragazzi. Siamo pronti. Loro fanno l'esca, io preparo il tutto per il bollentino. A dopo. Bruno già in pesca, ragazzi. Alessio quasi. Morgan sta montando. Sul fondo, bro. Guarda sul fondo che c'è. Bro, vedi che stai un altro poco ti impicci con Alessio. Fatti più là. Sul fondo, bro, sul fondo, belle marcature. Eccolo, la prima esca di oggi. Madonna che picco. Buono, Ce l'ha buono, Bruno. buono. Tienele, slamalo. Dimmi che Mettiamo vanno più alto, nel dimmi che vanno secchio. più Anche alto. Bruno, pesce in canna. Piano, Bru, che ce l'hai. Piano. Comunque quella di Bruno ci pega un botto per essere un Tieni fishing qua, ship. incomincio. Dove lo metto? Vai bro, bravi, bravi, ragazzi, forse pesce in canna. Vediamo un po'. Pare di sì, da come Sì, ce l'ha, dalle ce l'ha qui. testate. Piano, piano, piano. Bello. Piano. Tracina? No, Salo, no. salo, 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 Sugarello, bello, bello questo, eh. Bravo Morgan, da come salo. Sì, ce l'ha, dalle ce l'ha qui. testate. Piano, piano, piano. Bello. Piano. Tracina? No, Salo, no. salo, salo, Sugarello, bello, bello questo, eh. Bravo Morgan! Ah sì. La procedere. Come se ci arriva? Ah, se ne sta andando, godo. Sì, io poi. Ok, perfetto. Questo qua vai, si attacca. Scandali. Sì, questa la monto perché non si sa mai. Mettila Botaccio. nel secchio. Mettila nel secchio. Ragazzi, questa è la mia nuova canna da spinning. Non so se l'avevo detto, mi si è rotta purtroppo, non vi dico come. Comunque una Nomura. Namazu 2,40 15-50 grammi, ragazzi. Siamo saliti un po' di qualità perché c'ho gli anelli tutti in fuci. Eccola qui, ragazzi. La sporgo per la prima volta, eh. Leggerissima. Vedete, ancora c'ha l'etichetta. Design bellissimo, intanto adesso c'è un pesce in canna, bravo Alex, eccolo, sì, bello. Molto bel sugarello. Ok. Cerchiamo qualche sarda perché come esca la preferisco, però va bene anche il sugarello. Ce Ma l'hai, compà? che ce l'ho? Sì, hai visto? Ah, ma stavo andando. Ce l'hai, ce Sì, l'hai. sì. Piano, piano che bello, piano che bello. Tira, tira, tira ancora, tira ancora. Tonnetto, Pure io ce l'ho, mi sa. un tonnetto. Ho detto, ma che cazzo Un sta tonno roba? rosso, ragazzi, che poi vedremo subito a slamare. Quale? Sì, che cos'è? Sauro? Sì, No, vai. Sarda. Ragazzi, bellissimo. Tonno rosso, mamma mia, Guarda piccolino. quando Pure io, avrai ragazzi. 50 kg. Via, partito. Ragazzi, ma perché vedi che non era acceso? Aveva Lui fa così, boom, mangiato. verso Aveva su. mangiato e stava Lo venendo so, lo acceso. so. Ragazzi, dai, con 50 kg. Bravo, bravo. Sì, anche Morgan un sugarello. Ce l'hai, Morgan? Vediamo. Mi Sì, sa. da quello che vedo.
Sì, ce l'hai Morgan. Bello pure, eh. De tuna. Bel sugarello, bravo. Ragazzi, ho preso code di gambe, belli, e poi totani come esca di oggi, principe. E poi ovviamente quello che stiamo pescando, ragazzi. Che esca io, ce l'hai, eh? Oggi ce l'ho pure io, E scherzando. vai, issateli. Lui sì, se non sbaglio. Io No, sei no. tu. Ah, Ma che mai. ma perché tu ce Sì, l'hai, tu eh? ce l'hai questi cazzi. Due. De tuna. Sì, la sarda, questa è perfetta. Oh no. Proprio la sarda che è Guardalo, caduta. no, è il sauro. Guardalo. Là che c'è gigloce. Veloce, Ah, pesca, c'è. Metti la sarda subito nel secchio, questo è importante. Una sarda è un sugarello, il sugarello l'abbiamo perso, però non fa niente, ragazzi. Bene, benissimo. Vediamo come si comporta sta canna nuova, ragazzi. Strano che hanno. Non è che mi tomberebbe. Brava, Ale, vai. Speriamo che la testi. No, vai indietro. Vai che bello, vai. Sugarello. Sugarello. Bravo Alessio. Questo è schifo che il video. Va bene lo stesso, però. Sì, però. Ciao, l'imperiale, di 8 kg. Ce l'ho! Pesce in canna, ragazzi! Vediamo che cos'è, sul jig ha mangiato. Vediamo cos'è. Ecco, è saltato e si è slamato. Saltato e si è slamato. Che cos'era secondo te? Era una rampuga, l'ho vista. Ce Dei lanci, dei lanci. l'ho, ce l'ho! Ehi, Eccolo. Boh, non devi venire qua, devi rimanere là dove sei. L'ha guadagnato. Sorpresa, eh? Non c'è bisogno del guadino. Vabbè, Esci, bro. tu prendilo però, niente, Ci sono le altre, ci sono. Piano, 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 non vi fate, non vi fate. Salite con la tenda che le prendete. Bella l'ampuga, ragazzi. Sono cresciute rispetto all'altra volta. Bella. Ah, canna nuova, come va? Apri da lì, no. Apri da lì, non cincisca. Non cincisca. Eccolo, Piano, Ale, che queste ti mangiano, ti staccano la canna in acqua. Bene, ragazzi. La canna ha reagito molto bene. fammela vedere. Un attimo. Sì, è cresciuta, è Sì, sono cresciuta. cresciute. Queste sono già da 600. Bella. Guardala. Ragazzi, spettacolo. Spettacolo. Fagli una foto, bro. Col mio telefono. Ma ci penso io. Vai avanti, bro. Ma la canna come ha reagito? Non ha avuto paura, eh? Eccolo.
Questo è bello? Mamma, mamma sei bello, questo è più bello, questo è più bello. Caccia la canna un attimo, Ale. Vuoi provare, Ale? Posso sta cazzo di canna, posso. Aspetta che me la salpo prima e poi te la do. Mamma come sta tirando questa? Questa è bella. Morgan, caccia la canna un attimo. Posate le canne che tanto attraverso non vedete niente con le lampughe. Eccola, bella, bella, bella ragazzi, bella. Ragazzi. No! Morgan. Morgan pesce in canna, ragazzi, vediamo che cos'è. Mi pare un sugarello, eh? Sì. No, sarda. No, sugarello, sugarello, sugarello. Piano, eh? Possibile che è una lampuga. Perché la vedo abbastanza piegata la canna. Piccolina. No, non è lampuga, però un bel pesce. Bruno, esci da là. Eccolo. Vai, brava Ale. Bel, bel sugarello, Morgan. Ecco adesso che ha preso invece. E mo vediamo che cos'è. Ragazzi sta venendo verso di me. Sì sì, infatti ho notato. Quando è portata qua che la prendo io. Bravo Alessio. Sei più piccola questa. Guarda, guarda come l'aiutano, guarda come l'aiutano. Bene ragazzi, allora l'esca l'abbiamo fatta. Anzi abbiamo preso anche due lampughe con il jig, grammi come l'altra volta, quindi vediamo un po'. Ora andiamo sui, superiamo i 100 metri, comunque sicuramente andiamo sui 200 e questo canaglio non ce la farà a leggere, però ci sarà comunque il mulinello elettrico che ci dirà la profondità. Abbiamo gambero, totano e quello che abbiamo preso, l'avete visto ragazzi, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ragazzi, siamo quasi pronti, eh? Allora ragazzi, il mulinello l'abbiamo attaccato. Useremo questo qui, che sono 1,60 m, nylon 0,45 e poi abbiamo la girellina qua, ragazzi, 0,40 da qua, 0,40 da qua, 25 cm quello di sopra, 35 quello di sotto e due ami. Piombo da chilo. Inneschiamo. Ragazzi, allora pagellino lo inneschiamo prima da qui, dalla spina dorsale. Ok, poi giriamo. Allora lo inneschiamo qui vicino alla coda. Ok, ma gli mettiamo un po' di filo elastico. Guardate che innesco, perfetto. Ok, bene ragazzi, gambero, pagellino, siamo quasi pronti per calare, eh? Questi sono i metri? Sì. Ok, si è attivato. Ragazzi, caliamo, eh? Già arrivato a 60 metri, eh? 70. 80, 90, 100, 120, 140, 150,
170. Ma arriva a 180. Sta scendendo abbastanza dritto comunque. 190. Madonna. 200. Ancora. 220. Ok, siamo su una bella metratura, ragazzi. Eccoci qua. 231,6. Ok. Ma come capisci che dimagri? Ma non so se deve proprio stare appoggiato sul... Perché mo l'ho alzato un po' di un metro. Non so se deve stare proprio appoggiato sul fondo. Ragazzi, è la prima volta, sono un po' inesperto, lo ammetto. Vediamo se... lasciamo così, va. Poi lo stacchi, vabbè. Perché se no meglio poi ti duri quando ci pesci ma la cimicina. Oh sì. Forse lo sai che c'è. Il pesce. Forse sì. Prendi quello blu. No, quello blu. Sì, 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 sì. Pare di sì, mi pare di sì. E vai. Guarda che bella. Ha vibrato la canna. Ho visto vai, vibrare. Vai, compa. Hai visto come si è vibrata una volta? Che è quella cosa, una voglia? No, non mi dice quella cosa. Devo che piegare non si sta piegando assai, quindi ho qualche dubbio. Vabbè. Qual è il bolzone? Quello blu. No. Siamo già a 165. E io l'avrò più spiegata. Questo guardi bene. Non è una canna che spiega facilmente questa. Ah, se guardi bene è tipo... Sì. Mo vediamo. Rispetto al primo quando stavi salendo era più vibrato. Ah, vibrato. Ma non c'entra, Morgan, mo vediamo. Speriamo, no? Innanzitutto dovete uscire da qua perché se ce l'ho lo devo salpare qua. Mi sembra strano che mi sia fatto. metri. metri. Ma non devi fare che... Tra poco si blocca. L'esca è rimasta. Però sei un po'... Tieni qua, Bru. Sono un po' fatta. La cosa buona è che non si sono staccate. La cosa negativa è che si sono impicciate. Devo capire se si sono impicciate mo. Ale. Se non mangiano mo vuol dire che non ci sono. No, vuol dire che fa schifo l'apparatura.
Ale. Ragazzi, vediamo se questa qui va meglio. Altrimenti. Sì. Tu mangi anche lo cameretto. Questo è il bucciano lì. Se non secondo me non mangialo perché l'esca è troppo piccolo. No. Oh, c'è un dinosauro. No, ma che? No. Niente. Allora voglio. Ci spostiamo perché vedi qua. Anzi, oh. Questo è sembicciato di meno, dai. Guarda. È stato mangiato. Guarda. Il totano non si stacca, eh. È stato mangiato. Quindi, e anche perché l'amo ha anche quelle cose di dietro. Hai visto che questi non sono impicciati? Hai visto? Ah, possiamo restare qua. Cioè, nel senso erano attaccati, però guarda, hai visto? Non sono impicciati come quelli, guarda. Allora me la rifaccio un'altra calata, eh. Allora mi sa che quello che dicevi che era un pesce era quello che te l'ha. Sì, guarda. Cioè. Ragazzi, aveva mangiato qualcosa, eh? Possibile che si è staccato quando si è tutto. Mentre che saliva, possibile che si è staccato là. Ragazzi, ci siamo spostati sui 65 metri e mi sa che abbiamo un pesce in canna. Sì, pesce in canna, ragazzi. Pesce in canna. Pesce in canna, sì. Non ce la fa! Dovevo aumentare la velocità, non stava tirando, Ale. Ma questo è bello, fra. Questo è bello. Guarda, non ce la fa. Per forza, vuoi non riesce a tirare. Staccato, mi sa. Che. Porco Dio. Non ho notato che non stava tirando. Cazzo. Nadì, montiamo la canna. Non ce la faceva. Montiamo la canna da sbloccare. E dai, sbrigati, prendi il calamaro. Però cazzo, Nadì. Dovevi andare tu con le mani. All'inizio sì, hai ragione. Dovevi andare tu con le mani, ma gli davi tipo un certo. Sì, sicuro, ma non c'è niente là sotto. Questo che cos'era, scusa? A senso. Sì. Se non riuscivo a tirare. Ragazzi, Morgan si mette invece con l'oxipi della GLC. Tieni, Morgan. Ma da PGO, cioè mio fratello. Infatti, guarda. Tutto fatto, Porco Dio. Oh, almeno guarda dove ha portato l'amo, Abbiamo avuto l'onore. Tu cosa hai mangiato? E mo vediamo. No, sul gambero? Mi pare di no. Tengo? Questa è la canna. No. Guarda, vada, ha impicciato tutto. No, ha spizzicato il gambero, Però è ancora buono. E vai. No, mo mi metto qua io. Vieni che monto. No, un tonno grande! Un tonno, voglio! Avvicinati. Ma che m'avvicino? Che m'avvicino? Un tonno! Sì, però voglio un tonno e basta. No, ma compà. Poi che arrivati, dire. Mi sta avvenendo un infarto. Io mi metto un controllo. Ragazzi, tonno rosso. Sui almeno 50 kg. Allora, ragazzi, la pescata è terminata. O meglio, termino il video, poi se prendiamo qualcosa in caso accendo la cam o faccio le foto, insomma, vediamo. Tanto se rimaniamo un'altra mezz'oretta, non di più. Avete visto anche il tonno rosso saltare, spero si sia visto, bellissimo, sui 50 kg secondo me anche più. E niente ragazzi, la pescata comunque, abbiamo fatto l'esca l'abbiamo fatta, abbiamo preso pure due lampughe, pure di taglia questa volta rispetto alle altre, già una era sui 600 grammi, l'altra 450, quindi comunque non ci possiamo sicuramente lamentare.
qualche cosa aveva mangiato qui alla Canna da Bolentino, però ancora siamo inesperti e dobbiamo ammetterlo. Però dai, come prima uscita non è male, non è male assolutamente, ragazzi. Ci siamo divertiti, il mare è spettacolare, mai visto un mare così quest'anno, veramente perfetto. Io vi saluto, Alessio pure. Ciao a tutti ragazzi. Vi salutano anche Bruno Ciao a tutti. Ciao e Morgan. E a tutti ragazzi. nel frattempo è saltato adesso qualcosa qui, ragazzi. Buon video a tutti e buon mare.